Ciao a tutti, sono Kami di Kami Bizarre Adventures e quest'oggi in questa bizzarra avventura porterò Resident Evil 2, che la facciamo corrispondere, diciamo, alla parte 6 delle mie due run. In quanto abbiamo visto nella parte precedente come abbiamo avuto questa specie di time skip, per così chiamarlo, in Resident Evil 3 con Jill addormentata e malandata, mettiamola così. Nel lasso di tempo in cui lei dormiva, che lei ha dormito per il 29 e 30 settembre, 2 giorni, in questo lasso di tempo si svolgevano tutti gli avvenimenti di Resident Evil 2. Quindi io, diciamo, per farlo, per così dire, in ordine cronologico, sto lasciando in sospeso la run di Resident Evil 3 per vedere gli eventi che si sono svolti il 29 e 30 settembre. Poi, finiti questi eventi, passerò a Resident Evil 3 per finirlo. Si svolgerà l'ultima parte di Resident Evil 3 l'1 ottobre. Ora, qui mi fa scegliere Leon o Claire. Praticamente vengono nominati Leon A o Claire A. Di conseguenza, poi l'altro scenario sarà Leon B o Claire B, a seconda di quello che ho scelto il primo. Mentre in Leon A faccio determinate cose, poi con Claire B vedo cosa faccio nel mentre. Idem al contrario, Claire A, Leon B. La differenza è che, diciamo, in Leona vedo una parte magari di stazione, faccio determinate cose, determinati boss. Claire B, per così dire, l'altra parte, perché alla fine i due protagonisti si incrociano poche volte, quindi io non so cosa sta facendo nel frattempo l'altro. Però se poi io faccio Claire A, io vivrò le stesse cose di Leon A, però invece sono Claire, quindi i boss di Leon A li affronterà Claire A. Così come i boss di Claire B li affronterà Leon B. Però non cambia soltanto, per così dire, la skin del personaggio, cambia anche la storia. Ora ci sono stati diversi dibattiti su quale può essere il più canonico tra i due. Però per diversi elementi ci porta a pensare che Claire A, Leon B, sia quella più canonica. Perché questo? Non lo posso dire al momento, lo dirò man mano che giocherò, per certi avvenimenti che ovviamente sarebbero spoiler per chi magari sta vedendo la prima volta questo Resident Evil, anche se è un gioco tipo di 20 anni fa, quindi però meglio essere sicuri. Anche se magari qualcosina in Leon A, Claire B può sembrare anche quella canonica, però certe cose successe magari o che si vedono in Resident Evil 4 o in Resident Evil 6 ci fanno pensare che Claire A, Leon B sia quella più canonica. Poi dai trailer del Resident Evil 2 Remake non faranno questi tipo, diciamo, 4 run, 4 scenari totali, ma solo uno di Leon e uno di Claire. Da quello che ho visto, molte cose o i boss che affronti sembrano essere strutturati come se fosse Leon A, Claire B. Però molto probabilmente metteranno tutto insieme dei 4 scenari per renderlo il più canonico possibile. Quindi secondo me in realtà ci sarà un miscuglio degli avvenimenti, in modo da renderlo unico. Però, siccome da quello che sembra dei video sembra più probabile che anche nel 2 remake molte cose facciano Leon A, Claire B, a sto punto io faccio il contrario. Quello che sembra più canonico, Claire A, Leon B, ma in più, così vi faccio vedere al contrario come funziona, cosa succede. Caricamento storia di Claire. In quanto, per esempio, si nota dai vari trailer o vari, diciamo, demo che siano state rilasciate sul web, cioè di gente che le ha provate, eccetera. Sembra che appunto Claire affronti i boss e nemici di Claire B e Leon quelli di Leon A. Però non possiamo sapere per certo come sarà. Può darsi che alla fine sia tutto un miscuglio, quindi alla fine, diciamo, sarà tutta una cosa unica. Però, siccome appunto sembra in quel modo, io a sto punto faccio Claire A, Leon B, così vediamo come si svolge questo tipo di partita. Non farò tutti e 4 gli scenari, perché ci perderei troppo tempo, è giusto una run, giusto per far vedere più o meno in generale come funziona l'originale. Ora abbiamo versione giapponese principiante, ovvero sia sì, una versione molto, molto, come dice il nome stesso, principiante, in cui tu inizi già con l'arsenale, cioè arsenale, ma veramente, di quelli assurdi che non si perde tutto il gusto, no, di giocarlo, se poi uno lo fa solo per storia, per carità. Modalità originale, normale o facile, la differenza principale è il numero di munizioni che trovi e il fatto che i nemici vanno giù più facilmente o più difficilmente. Però farò modalità
Normale. Iniziamo Resident Evil 2. A bizarre incident occurred in the outskirts of an American suburb called Raccoon City. It was later revealed that the terrible disaster had been caused by the T-virus, a mutagenic toxin created by the international enterprise Umbrella Incorporated for use in bioweapon experiments. The Raccoon City Police Department's Special STARS unit immediately began investigation. The case was apparently closed, thanks to the efforts of STARS members Chris Redfield and Jill Valentine. Jill Valentine, protagonista anche di Resident Evil 3, sta raccontando Resident Evil 1. Ovviamente uscì prima Resident Evil 2, per quanto il 3, diciamo, si svolge sia prima che dopo. Claire Redfield. Hello? Is anyone here? Hello? Hello? Look, I'm sorry I bothered you, okay? Just don't come any closer. Are you listening? Wait, don't shoot. Get down. We can't stay out here. Head to the police station. It'll be a lot safer. Leon Scott Kennedy. There. Okay. Se avessimo fatto Leon A, vedevamo cosa faceva Leon, un filmato giusto sempre breve, prima di incontrare Claire. And the whole place went Great. Insane. The radio's out. You're a cop, right? Yeah. First day on the job. Great, huh? Name's Leon Kennedy. Nice to meet you. Mine's Claire. Claire Redfield. I came to find my brother Chris. Protagonista di Resident Evil 1, Chris. Proprio in questa strada si devono mettere. Hey, could you open the glove box? Sure. There's a gun inside. Better take it with you. You okay? Still in one piece. Pure lui è diventato zombie. Ed ecco come i due si separano all'inizio. Claire! Leon! I'm okay. Head to the station. I'll meet you there. Okay. Poi io con Leon B vedrò cosa succede quando lui si trova dall'altro lato.
Però se avessi fatto Leon A, quello che ora sto per vivere con Claire l'avrei fatto con Leon e Claire B dall'altro lato. Evitiamoli. È inutile sprecare pallottole con loro. No, ho sbagliato. Pistola Browning, prodotta da FN Inc. Belgio, una cartuccia da 9 mm. Ah, ecco. E siccome è anche uscito prima, tra l'altro, Resident Evil 2, ci saranno meno meccaniche rispetto al 3. Per esempio, non abbiamo le polveri da sparo per poterle combinare e formare munizioni. Dobbiamo proprio trovare le munizioni. In più abbiamo una specie di oggetto chiave per ciascun personaggio, nel suo caso di Claire il grimandello, quindi non dovrà occuparci come in Resident Evil 3 uno spazio dell'inventario. E Leon dovrebbe avere l'accendino, tra l'altro. E mi pare pure, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, che rispetto a Leon di base Claire dovrebbe avere due posti in meno dell'inventario. Vediamoli. Ah sì, e in più non c'è nemmeno la schivata d'emergenza. Freeze! Who are you? What are you doing here? Don't shoot! I'm a human! Nel caso di Leona, Kendo, il proprietario di questa armeria, l'armeria di Kendo, Kendo Shop, aveva il fucile, non la balestra. By the time I noticed something was wrong, the entire city was infested with zombies. In più, in un file che troviamo a stazione di polizia nella stanza dei membri della STARS che abbiamo visto in Resident Evil 3, parlava appunto di Kendo Shop. Munizioni di pistola. Povero Kendo. Ok, sbrigatino, volevo farlo prima che mi beccassero. Ok, balestra. Appunto perché la balestra è una delle armi che ha Claire. Mentre Leon come armi ha il fucile, per esempio, al posto della balestra. Perché non hanno le stesse armi, a parte la pistola che comunque è di modello diverso. Altre munizioni. Quindi ogni run comunque sarà diversa anche per le armi che si utilizzano. Per quanto in un certo senso magari alcune cose si eguagliano. Esempio. Aspettate. Ok. Ok, per esempio, stavo dicendo, la balestra sarà più potente della pistola, così come il fucile di Leon sarà più potente della sua pistola. Per quanto poi a comparare proprio la potenza, non so se effettivamente la balestra sia più forte o meno del fucile o uguale potenza, moltiplicatore di potenza. Qui non posso salire le scale, fa sempre in automatico, tipo meccanica, no? Mentre Resident Evil 3 per la maggior parte proprio le scendevo e le salivo io. Quindi non capiteranno mai i nemici. Niente, volevo fare... Niente, scherzavo. Avvisalo. Avvisalo, ok. Anche se però così a primo d'occhio, boh, mi viene da dire la balestra mi sembra meno potente del fucile. In ogni caso è più potente della pistola, quindi bisognerebbe usarla solo in caso di emergenza. Se non ricordo male, quel cadavere non c'è niente. Teoricamente mi dovrei ricordare di più Resident Evil 2 che il 3, essendo quello che ho giocato di più.
il mio preferito, tra l'altro, anche se su alcune cose mi potrei confondere tra Leon e Clara, per dire. Qua mi pare non c'era niente. Ogni volta sbaglio perché è al contrario messo su Resident Evil 3. È ancora vivo, ma è inutile ucciderlo. Tanto sono luoghi che non ci torneremo più. Qua non ci deve essere niente. O passo per di qua, ci sono due zombie, e arrivo subito all'entrata, o passo di qua, giusto per farvi vedere. Ecco, qui, in un, diciamo, New Game Plus, se ho, diciamo, fatto un buon punteggio pure, se non ricordo male, ora, di preciso, mi ricordo le condizioni, a parte essere, diciamo, nel New Game Plus, cioè, finire tipo Clara, Leon B, e riniziare un'altra volta lo scenario, o sempre con Clara, o con Leon A. Proprio qui, ci spunterà il cadavere di Brad. Sì, lo stesso Brad di Resident Evil 3. E quello ucciso la prima volta dal Nemesis. In più siamo di fronte alla stazione di polizia, come quando abbiamo affrontato la prima volta il Nemesis, quindi il suo corpo morto lì poi si è rialzato come zombie. Ricordiamoci che questo attualmente, questo evento qui, dove siamo arrivati noi ora di Resident Evil 2, è ambientato un giorno dopo circa Resident Evil 3. Della prima parte, quantomeno. Ergo, Brad, per così dire, è morto ieri. Ecco, qui, teoricamente, è dove abbiamo affrontato il Nemesis la prima volta, per quanto la schermata siede in maniera diversa, e forse è strutturata pure in maniera diversa questo luogo, cioè questa parte, però è la stessa. E qui c'è l'entrata della stazione di polizia. A differenza di Resident Evil 3, dove praticamente ce ne andiamo subito, qui staremo per parecchio tempo in questa stazione, vedendo ogni cosa, ogni segreto che ne riserva essa. Qui siamo un giorno dopo e, come notate, non è più sbarrato alcune porte, a parte che forse il design è leggermente cambiato su alcune cose. Tra l'altro, per chi ha già visto, giocato la demo del remake, noterà quanto molte cose sono simili, anche se posizionate in maniera diversa con la demo, e hanno fatto un lavorone assurdo di cui sono felicissimo. Ecco, qui c'è la fontana che ti dice nella demo del remake che era la via di fuga, e dove in posizione tre medaglioni, tre cose rotonde. Qua invece solo una vecchia fontana. Qui c'è scritto qualcosa: per ottenere la chiave verso la strada tortuosa aspetterò l'unicorno, la bestia meravigliosa. Un enigma che poi dovremmo ovviamente risolvere. Qua abbiamo del nastro, però prima qua mi dice che c'è bisogno di una keycard per sbloccare le porte. E adesso qui incontreremo una conoscenza, se abbiamo giocato già la demo di Resident Evil 2 Remake. Marvin. Hang in there. Are you the only officer left in the building? Who are you? Claire Redfield. I'm looking for my brother Chris. We lost contact with him over 10 days ago. Chris, Jill, Barry. Every last STARS team member has disappeared. We should have listened to them. What happened? About 2 months ago, there was this incident involving these zombie-like Resident Evil 1. In a mansion located in the outskirts of this city, Chris and the other STARS members discovered that Umbrella was behind everything, at the risk of their own lives, but no one believed them. Are you okay?
Don't worry about me. Just rescue the survivors in the other rooms. Here, take this key card. You should be able to unlock the doors in the hall with this. Now go. But... Just go. Okay. Just hang in there. I'll be back soon. Si è chiusa a chiave. Perché sapeva che ormai non ce l'avrebbe fatta. Come notiamo pure nella demo, se l'avete vista, la mia demo, che ho sempre pubblicato sul canale. In questa stanza dove c'era Marvin, io poi ci riesco ad entrare e uscire da qui. Marvin però nella demo è sempre qua, sempre ferito, quindi immagino faccia poi la stessa fine. Perché se sta ferito gli zombie diventerà uno di loro alla fine. Ora, io ho ricevuto la keycard, la scheda blu, che mi permetterà di aprire le porte chiuse. Usare scheda blu? Sì. Perfetto. È bello che un giorno dopo, quando arriva Jill, è tutto sbarrato. Quelle due porte. Ora non mi ricordo se mi conviene andare prima di qua. Sì, giusto, era qui lo scatolo degli oggetti. Memorandum della polizia. 23 Ai, scusatemi. 23 agosto 1998. Con la presente si vuole informare che tutti del recente trasferimento di materiale avvenuto nel corso della riorganizzazione del distretto. La cassaforte a quattro cifre è stata spostata nell'ufficio Stars al secondo piano, all'ufficio più a est del primo piano, 2236, Dipartimento di Collegamento Polizia di Raccoon. Questa è la password, la combinazione per aprire la cassaforte di cui parlava nella memo. Quindi mi conviene scriverla 2236. Che poi, per carità, ce l'ho sempre nei file, però tempo di prendere il file, faccio prima a scrivermelo subito. Anche se su qui ci fosse... No, mi pare c'è la macchina da scrivere. Aspetto prima di salvare con essa, che ne ho solo due. Piuttosto faccio così. Anzi, facciamo invece così. Userò 456 per loro. Il cassetto è chiuso. Usai il grimaldello? Ok. Mi pare poi tra un po' posso trovare anche delle erbe, quindi proverei a lasciare qua. E tra l'altro, appunto, il grimaldello riesco a aprire piccole serrature. Se no, per esempio con Leon, serrature del genere, ho bisogno di un oggetto, la piccola chiave, per aprire certe serrature. Invece con Claire, tranquillamente, non ce n'è bisogno. Come avete notato, è passato qualcosa. Il famoso Likers, che non esistono in Resident Evil 3, diciamo di simile troviamo in Brainsucker, e in Resident Evil 2 Remake, nella demo diciamo che abbiamo potuto provare tutti, non spuntano, anche se ne intravedi uno al terzo piano. Diciamo pure come è strutturato, come si raggiunge il terzo piano è leggermente diverso, per quanto molte cose sono uguali, come per esempio questa stanza qui di cui siamo appena stati, o questo corridoio, per quanto leggermente diverso, qui si trova l'altro cadavere. Qua invece, se notate, è diverso. Gli manca la testa, sembra sia stata staccata. Ora però mi devo equipaggiare questo. Vedrete tra poco il perché. Andiamo verso la pozza di sangue. Ah!
Ok. È un pochettino difficile mirare un... con la balestra, oppure speso quasi tutti i colpi. I Ligers non conviene assolutamente il simbolo delle picche. Non conviene assolutamente usare la pistola, cioè per carità uno ce la può fare, però siccome sono belli agili e fanno molto male rispetto a uno zombie, se hai sfiga ti saltano addosso e ti decapitano, se non ricordo male, pure loro lo fanno. Conviene sbarazzarsi il più in fretta possibile con l'arma, non dico più potente che hai, ma più potente della pistola, quindi fucile o palestra. Per giunta nel remake hanno fatto in modo che loro non ci vedono ma ci sentono, quindi se cammini piano potresti riuscire a passare inosservato. Entriamo in sala conferenze. Per quanto nel remake è stata un pochino cambiata la cosa. Rapporto operazione 1. Rapporto operazione 1 26 settembre. Quindi due o tre giorni prima di questi eventi, sì. Ah no, che poi io prima mi sono confuso mentre parlavo più indietro. Le porte erano sbarrate un giorno prima, non un giorno dopo, quelle porte tipo da ora da cui sono entrato dopo aver fatto quella keycard. Perché giusto Resident Evil 3 si svolge prima, la prima parte, quindi un giorno prima erano sbarrate e tipo sembravano tutti morti. Oggi c'è Marvin, eccetera. Vabbè, ovviamente c'è qualche cosa che non combacia, per carità. Però vabbè, alla fine ci va bene così. 26 settembre. Il dipartimento di polizia di Raccoon è stato inaspettatamente attaccato dagli zombie. Ci sono stati molti feriti e molti di più sono stati uccisi. Durante l'attacco alle nostre apparecchiature di comunicazione... Mi ha messo in pausa, ma che cazzo? Ok. Le nostre apparecchiature di comunicazione sono state distrutte e non siamo più in contatto con l'esterno. Abbiamo deciso di condurre un'operazione allo scopo di salvare tutti gli eventuali superstiti, oltre che a impedire il diffondersi di questo disastro oltre i confini della nostra città. Seguono i dettagli dell'operazione. Scusate se ogni tanto mi fermo, ancora non mi è passata totalmente la febbre o qualche problema a respirare. Quindi ogni tanto mi devo un attimo fermare. Sicurezza degli armamenti e delle munizioni. Il capo Irons ha manifestato la propria preoccupazione riguardo al problema del terrorismo data una serie di recenti incidenti rimasti irrisolti. Proprio il giorno prima dell'attacco degli zombie ha deciso di riposizionare tutte le armi sparpagliandole nell'edificio come misura temporanea per prevenire un'eventuale operazione terroristica. Sfortunatamente questa decisione ci ha reso estremamente difficile l'individuazione dei depositi di munizione. La nostra priorità assoluta è diventata quella di ritrovare le varie munizioni. Per aprire il magazzino delle armi, come già detto, sarà estremamente difficile mettere al sicuro tutte le munizioni. Tuttavia, nel deposito sotterraneo ce n'è ancora una buona scorta. Sfortunatamente la persona responsabile della scheda di accesso al magazzino delle armi è scomparsa e non siamo riusciti a trovare la scheda. Uno degli interruttori si ruppe durante la battaglia e in alcune aree le serrature elettroniche non funzionano. La nostra priorità assoluta è diventata riattivare la corrente nella sala interruzioni e sistema delle serrature, redatto da David Ford. Che appunto questo David Ford, tra l'altro, mi pare in qualche lettera, in qualche file di Resident Evil 3 pure l'abbiamo trovato. Rapporto operazione 27 settembre. In più la cosa dove nascondo armi e munizioni di cui parlo nel sotterraneo, poi noi ci andremo. E sarà anche un posto importante per quello che ci troviamo, cioè qualcosa di utile, ecco, un posto utile. Luna del 27 settembre. La barricata ovest è stata sfondata e ne è conseguito un altro scontro. Abbiamo temporaneamente messo a riparo i feriti alla stanza di requisizione al primo piano. Nella battaglia sono rimaste colpite altre 12 persone. Redatto da... Mi dispiace. David Ford. Rapporto supplementare. Altre tre persone sono rimaste uccise in seguito all'improvvisa comparsa di una creatura ancora sconosciuta. Questa creatura è caratterizzata dall'assenza di pelle in alcune zone ed artigli simili a rasoi. I Likers. Tuttavia la caratteristica peculiare è la sua lingua che sembra una lancia, in grado di perforare il torace umano in un istante. Non sappiamo quante siano e dove si trovino. Abbiamo improvvisamente chiamato queste...
Questa creatura è il leccatore. Vabbè, ovviamente in inglese come di nome si chiama Likers. In effetti, è il non respirare comunque mi sta facendo sbadigliare. Per cercare di far arrivare più ossigeno. Pure lezioni sul corpo umano, eh? E stiamo attualmente cercando di sviluppare delle contromisure per affrontare la nuova minaccia. Tra l'altro, questa non è nemmeno la prima versione di Resident Evil 2 esistente. Magari se riesco, prima di Resident Evil 2 Remake, farò un video in cui, spiegando un po' la storia dei Resident Evil, riuscirò, ovviamente senza troppo nei dettagli o troppi spoiler, giusto un'impostazione generica di che cosa, diciamo, qual è la trama del gioco, così come altre piccole cose. Spiegherò meglio anche questa cosa del... Questa non è la prima versione di Resident Evil 2. Un sacrificio al fuoco dell'inferno. Dovremmo avere un accendino qua per bruciare e ottenere un oggetto chiave, teoricamente. A meno che l'oggetto chiave è solo con Leona, ora non mi ricordo. Qua mi pare non c'è altro. Che cosa voglio intendere? Non con un'altra versione, nel senso di un'altra console. Cioè, sì, Resident Evil 2 ha tante versioni per diverse console, così come Resident Evil 3, 1, 0... No, sì, giusto, pure 0 adesso. Insomma, tutti Resident Evil. Intendo che loro stavano progettando Resident Evil 2, no? Soltanto che arrivato al 70% di sviluppo si accorsero che era troppo simile all'1, secondo loro, e non andava bene. Buttarono giù il progetto. Tra l'altro c'erano alcune cose che ovviamente poi sono rimaste, altre cose diverse, come alcuni nemici diversi da affrontare. Oppure, dai, ce la faccio correre? Ok. Ah, giusto, non funziona girarmi all'improvviso. Oppure, stavo dicendo, qua è meglio se li ammazzo tutti, che poi ci torno spesso. Oppure magari NPC che durano, che non muoiono subito, che hanno un ruolo più importante. Esempio Kendo. In questa versione preliminare di Resident Evil 2, Robert Kendo è una specie di NPC che ti aiuta parecchie volte. Ogni volta mi confondo. Così come forse anche Marvin, dura di più. E altri piccoli cambiamenti. Ammetto che con tutti i trailer e le mini demo, diciamo tra virgolette, riuscite che sono riusciti a mettere nel web, di quello che ho visto sembrava parecchio figo, se devo dire la verità. Per quanto questo comunque rimanga sempre il mio Resident Evil preferito, avrei avuto tanta voglia di vedere questo Resident Evil 1.5. Ovviamente non si è visto, non sappiamo tutto il gioco, ma quello che sembrava veramente, veramente figo. È chiusa, serve una chiave speciale. Ecco, lo spiegai in Resident Evil 3. Qui si possono trovare i costumi alternativi, che devi ammazzare Brad nel New Game Plus per ottenere la chiave. La stanza buia, come abbiamo visto in Resident Evil 3 e Resident Evil 2 Remake della demo. Qui si possono sviluppare le foto, i rullini. Direi che un'erba verde me la porto, non si sa mai. Ma sì, dai, salvo. Claire A, se notate. Se no, questa c'è scritto Leon A, e quando completeremo Claire A e iniziamo Leon, ci sarà scritto Leon B. Per sicurezza salvo anche qui. Andiamo. Questa versione preliminare venne chiamata, diciamo, dal web, dagli utenti, dai fan, non credo pure ufficialmente, ma comunque, Resident Evil 1.5. Poi magari, appunto, in questa specie di lore, di storia, per ricapitolare Resident Evil prima che esca il 2, se ci riesco, lo spiegherò meglio, magari.
Sulla cornice c'è scritto qualcosa. Il re del sole e il re della luna. Sotto il loro sguardo potranno liberare la mia anima. In poche parole, che devo fare? Devo spostare queste due statue ai lati opposti, in modo che entrambi guardino la statua centrale. Così si risolve questo enigma. Ovviamente, se uno sbaglia può entrare e riuscire da questa stanza per poter ritentare, perché si rimetteranno al loro posto le statue. Ecco fatto. Così lascerà cadere la gemma. In Resident Evil oltre c'era questa statua, ma non le due piccoline, e non aveva niente addosso. Cioè, non teneva niente in mano. Proprio perché magari volevo fare qualche altro video, non so, tipo analisi dei trailer del 2 remake o appunto questa cosa qui della storia. Vedo se riesco a finire questa serie di video di Resident Evil 3 e 2 prima che dell'uscita del remake. Per vedere se riesco appunto a fare queste cose. Le volevo fare appunto prima, perché una volta uscito il 2 remake mi voglio dedicare soprattutto e solo a quello. La vecchia Stars. Ah, buono. Qualcuno deve aver cercato nella scrivania. Sembra una copia di una pistola. Il proprietario è probabilmente un membro del NRA. Prima di prendere quel taccuino, la scrivania di una recluta, quindi sarebbe cosa? Rebecca, lancia granate. No, sono perplesso perché mi ricordavo che qui trovo una seconda balestra. Perché ne riuscì ad avere due, perché una la rubavi a Kendo. Non mi sto confondendo in qualcosa, cioè almeno con Leona era così, trovavo un secondo fucile. A meno che come Resident Evil 3... A ogni run ti può cambiare qualcosa. Ovviamente gli enigmi rimangono uguali, però qualcosina ti poteva cambiare, forse. Vabbè, non che mi lamento, ma questa è l'arma più potente di Claire. Ovviamente queste sono le munizioni semplici, un po' meh. Ovviamente quelle che poi si possono prendere tipo acide, eccetera, sono molto migliori. Diario di Chris, di suo fratello. Ah, che tra l'altro... Marvin parlava di Jill, Chris e Barry. In poche parole, i tre sopravvissuti. E in realtà ci sarebbe anche Rebecca. Ovviamente è canonico che ci sia anche Rebecca, perché ci hanno fatto poi un film con lei o altre robe, ma... Perché, se non ricordo male, Resident Evil 1 può esserci a seconda delle scelte, a seconda delle cose, che Rebecca non ce la faccia. Però, di norma ce la dovrebbe fare. Poi, alcune volte cose canoniche, non canoniche, non è che viene proprio ufficializzato, quindi poi rimangono al più teorie, o comunque un film in CG, non so quanto possa essere considerato canonico. In ogni caso, Jill, Chris, Barry sono i tre sopravvissuti principali di Resident Evil 1. Poi, teoricamente, ci dovrebbe essere anche Rebecca che è sopravvissuta, però al tempo era solo una recluta in ogni caso. 8 agosto. Oggi ho parlato ancora una volta con il capo, ma si è rifiutato di ascoltarmi. So per certo che l'Umbrella ha svolto delle ricerche sul virus T in quel palazzo. Con il capo mi pare che intende il capo della polizia Irons. Ricordiamoci questo nome, il fatto che il capo della polizia, e il fatto che non stia credendo che proprio... ci mette proprio impegno nel sminuire questa cosa che stavano dicendo questi membri come Chris, Jill, eccetera. Tutti coloro che vengono monteggiati si trasformano in zombie, ma l'intero palazzo è saltato in aria in quell'esplosione, insieme a tutte le prove
incriminanti. Poiché la Umbrella dà lavoro a molta gente in città, nessuno è disposto a parlare dell'incidente. Credo di non avere molta scelta. 17 agosto. Abbiamo ricevuto molte segnalazioni di tutta la città di strani mostri che compaiono dal nulla. Deve essere opera dell'Umbrella. 24 agosto. Grazie all'aiuto di Jill e Barry, ho finalmente avuto informazioni di vitale importanza su questo caso. L'Umbrella ha cominciato la ricerca del nuovo virus G, una variante dell'originale virus T, come se non avessero ancora fatto abbastanza danni. Ne abbiamo discusso e abbiamo deciso di volare al quartier generale principale dell'Umbrella. Non informerò mia sorella di questo viaggio, perché potrei metterla in pericolo. Perdonami, Claire. E, appunto, in Resident Evil 3, che incomincia già un giorno prima, abbiamo il virus T, così come in Resident Evil 1. In Resident Evil 2 abbiamo questa variante di virus G. Per quanto ancora mi pare che questi zombie iniziali siano affetti dal virus T e non G. Teoricamente solo poche creature, pochi boss, o comunque solo il boss, sono affetti dal virus C e non T. In ogni caso l'effetto all'incirca è lo stesso, solo che una mutazione diversa forma mostri di tipo diverso. Quindi può darsi che i Lager siano nati dal virus G, i Brainsucker dal T, però poi nello specifico non mi sono mai informato se ci sono informazioni del genere. Ed ecco il medaglione dell'unicorno. Un fax. Dipartimento di Polizia Federale, rapporto indagine interna. Signor Chris Redfield, Dipartimento di Polizia Raccoon di Divisione Stars. In seguito alla vostra richiesta, abbiamo condotto un'indagine interna e scoperto le seguenti informazioni. 1. A proposito del virus G, attualmente in fase di sviluppo dell'Umbrella Inc. Per adesso non è neanche confermata l'esistenza del virus G. Continuiamo le nostre indagini. 2. Indagini. A proposito del signor Brian Irons, capo del Dipartimento di Polizia di Raccoon City, si presume negli ultimi 5 anni signor Irons abbia ricevuto grosse tangenti dall'Umbrella Inc. Pare che fosse coinvolto nella copertura del caso del palazzo esploso, oltre a molti altri incidenti nei quali sembra che l'Umbrella fosse direttamente coinvolta. Il signor Irons era stato arrestato in quanto sospettato di violenza sessuale in due diverse occasioni, negli anni in cui studiava all'università. In seguito alle accuse venne sottoposto a una perizia psichiatrica, ma venne rilasciato per mancanza di prove, oltre che per la sua importante posizione accademica. Quindi, nei suoi confronti si consiglia la massima cautela. Jack Hamilton, capo della sezione indagini interne del Dipartimento di Polizia Federale degli Stati Uniti. Ma può essere ogni volta che chi sta in alto è stronzo? Prima Albert Wesker. Poi adesso Irons. Mi sentivo il 3, quel minchione di Nicolai. Cioè, vabbè. Posta per Chris. Non vorrei dire una stronza, da mi pare qua vicino dovevo incontrare Leon. È chiuso il simbolo delle picche. L'unica cosa che mi resta da fare è tornare indietro e posizionare lo stemma, il medaglione dell'unicorno nella fontana, così da ottenere il prossimo oggetto. Teoricamente l'oggetto che ottengo è una chiave che mi apre, tra l'altro, la porta che c'era là in alto che era chiusa, col simbolo delle picche. Mi conviene tornare un attimo qua. Per il momento io direi di rischiarmela e usare il lanciagranati. Granate. Questa gemma mi pare per un po' non mi serve, non la devo, diciamo, utilizzare subito. Provo ad andare così. Ah, c'era un documento qua. Rapporto operazione 2. 28 settembre, mattina presto, 2:30, gli zombie hanno invaso la stanza dell'operazione e scoppiata un'altra battaglia. Abbiamo perduto altre 4 persone, tra cui David. Siamo rimasti in 4, compreso me. Non siamo riusciti a difendere il deposito segreto delle armi. Le speranze di sopravvivenza continuano a diminuire. Non resisteremo ancora a lungo. Abbiamo concordato un piano per scappare attraverso le fogne. C'è un passaggio sotterraneo che porta al distretto alla centrale di
dal distretto alla centrale di scarico fognario, dovremmo poter accedere alle fogne. Questo mi pare che era il piano nella demo di Resident Evil 2 Remake che ti diceva quel poliziotto. Per quanto si sviluppa in maniera... cioè, teoricamente i luoghi o come lo raggiungi sono un pochino diversi. Alle fogne dalla cantina. Purtroppo non abbiamo nessuna garanzia che nella centrale di scarico fognario non si nascondono altri pericoli. Sappiamo di avere poche speranze nelle fogne, ma è sempre meglio rimanere qui ad aspettare di morire. Per guadagnare un po' di tempo abbiamo chiuso l'unica porta che conduce sottoterra, situata nell'ufficio orientale. Abbiamo lasciato la chiave nell'ufficio occidentale, poiché è improbabile che uno di quelle creature sia così intelligente a trovarle e aprire la porta. Spero in che questo rapporto possa essere di aiuto a coloro che lo troveranno, redatto da Elliot Edward. Praticamente qui ho avuto l'indizio di come trovare un'altra chiave, che per poter aprire la porta si trova nella parte orientale. Devo prendere la chiave e si trova dall'altro lato, nella parte occidentale. Qua mi faccio forse la chiave? Ah no, qua era aperto. Teoricamente poi passando da qui vado a finire dietro nella stanza poi dove c'era Marvin. Ah no, qui ero io da dove sono venuto. No, scherzavo, quello che volevo visitare era l'altra, quella accanto. Mi sono confuso. Giusto, io sono venuto da qui. Poi per evitare quello zombie sono andato qui e l'ho attaccato. Dei quadri, quindi un'altra chiave ancora. Per ora non posso andare dove ci sarà Marvin, a meno che la prima chiave che trovo è quadri, ma ne dubito perché mi pare che fosse picche. In ogni caso vediamo. Maronna. Mi ricordo che prima o poi succedeva, però... magari in faccia non ha avuto un vero cambio di espressione. È difficile che riesca ad averli tipo, oh mio Dio, però... mi è saltato un attimo il cuore. Qua era picche sempre, sì. Quindi può darsi che se trovo picche già due porte posso aprire. Per ora io preferisco guardare tutta questa parte di stazione. L'altra porta che avevo aperto con la keycard preferisco controllarla dopo. Cerco di fare un'area per volta, anche perché l'altro lato forse è un po' in una rottura. Con i nemici e tutto. Chiave. Vediamo qual è. Esamina. È il simbolo delle picche. E vai. Andiamo ad aprire la porta che c'è ora. Non qui in questa stanza, in quella dopo, nel corridoio. E vedere cosa possiamo ottenere. E poi andare ad aprire quella in alto dove c'era l'ufficio degli membri della STARS. Se ho culo, quando apro la porta sopra, non ho più bisogno della chiave, me la farà scartare. O la posso comunque conservare, eccetera. Una copiatrice. Vediamo. Qua c'è qualcosa di sicuro. Rapporto pattuglia. Rapporto della pattuglia, 20 settembre 21:30, redatto dal sergente Neil Carlsen. È stato segnalato un soggetto sospetto che si aggira per le fogne della periferia di Raccoon City. Ho rastrellato l'area e ho trovato l'individuo, ma è fuggito prima che riuscissi a interrogarlo. Sono riuscito a recuperare i seguenti oggetti: una piccola quantità di esplosivo al plastico C4, un detonatore elettronico, cartucce 9x19, indicatore infrarossi rotto. Fine rapporto. Quella cosa questa notizia del C4 in realtà ci servirà, ci interessa, ecco. Questo bisogna spostarlo e salire. Manovella ci servirà. Ovviamente se no non ce la faceva prendere. Qua immagino non ci sia niente. Andiamo. Torno un attimo nella stanza. No, oddio, posso andare a conservare questi oggetti nella camera oscura. Senza dover per forza tornare di una stanza indietro.
Le mani sono sparite. Può darsi che ogni tanto tornano. sì, giusto. Andiamo un attimo nella camera oscura e posiamo la manovella e i nastri. Vediamo. Per sicurezza mi porto sempre con me una sola erba verde. Spero di trovare presto delle munizioni balestra, perché ovviamente se sono solo zombie non è un problema, ho anche abbastanza munizioni di pistole. Se mi spuntano Ligers o altre creature più potenti, cioè la faccio sempre a livello di munizioni, ah, però è già più pericoloso. Poi ho comunque solo un'erba verde da presso. Però mi dà fastidio portarmi il lanciagranate sapendo di avere ancora la balestra utilizzabile, per quanto siano solo tre colpi, quindi che spara tre colpi alla volta, tra l'altro, la balestra. Ora con la chiave c'è il filmino. Un filmato. Help me! Aiutiamo la bambina. E chi si è visto i trailer di Resident Evil 2 Remake già l'ha visto in essi. È sparita. No, non è vero. Teoricamente è sgattaiolata da questa bocca di ventilazione. È troppo piccola per far passare un adulto, ma non una bambina. Perfetto, è inutile. La vuoi scartare? Sì. Così ho uno spazio in più. Ah, qui lo incontravo con Clara. Claire, you made it. Yeah. Have you seen a little girl around here? Yeah, you just missed her. Who is she? I don't know. But it's too dangerous for her to stay here alone. Leon, I'll go look for her. You go and find us a way out of here. Of course. But before I forget, here's a radio. That way we can keep in touch if something comes up. I'll go look for her. You go and find us a way out of here. Ok, vado prima qua che mi pare un vicolo cieco, così giusto per vedere se c'è qualcosa che mi può interessare, infatti. Lei teoricamente è passata da qua sotto. Sherry. Da quel piccolo buchetto. Qua forse quel grimandello posso aprire, sì, se no avrei avuto bisogno della piccola chiave con Leon. Oh, altre tipi munizioni, quelle incendiarie o al napalm. Per il lanciagranate. La biblioteca vicino all'area finale della demo. Combina. Ok. Qua c'è, diciamo, un enigma, solo che mi pare non si può fare adesso. Teoricamente, ma lo scopriamo subito. O forse lo posso fare. Anche se ancora non ho la soluzione, teoricamente. Una lastra di bronzo con un'immagine sopra. Ah no, ce l'ho qui la soluzione. Lontano, vicino, vicino, lontano. Bon. Ah no, questo di un altro di destra lo dovrei spostare. Ora dovrebbe essere a posto. Fatto. Con Leona, finendo questo enigma, avrei trovato un'altra cosa e non la pietra. Un pezzo di scacchiera, che poi serviva per un altro enigma ancora. Così come l'oggetto che io ho appena trovato serve pure per un altro enigma poi. Mi pare se passo... Anzi no, ora torno indietro invece. Ah,
Ah no, era qui allora. Niente. Me ne sono accorto tardi, ora ritorno di nuovo qua, perché appunto credevo che la porta che c'era là sopra mi portava dove invece mi porta questa. Perché adesso qui teoricamente posso sbloccare una scorciatoia, così che non devo farmi tutto il giro per salire qua sopra. Ovvero sia, posso abbassare le scale che ci sono in alto a destra, che da qui si vedono. Qua non c'è niente. Che anzi, forse tu nel... forse nel demo remake mi pare già tu qua ci potevi salire normalmente. Mentre nell'originale devi fare prima tutto il giro, arrivare qua e poi... Ok, è morto. E poi fare così. Così adesso si ha la scala e posso fare avanti e indietro da qui senza dover fare altre rotture di palle, insomma. O tutto il giro. Forse da qua non c'era niente, però. Ah, no, c'era una porta, infatti. Non ci posso credere che mi confondo sempre. È troppo abituato ormai. Vediamo se è aperta. Sì. Quindi io devo controllare. Ah, no! Allora sopra è per andare tipo... Ho capito dove mi fa andare sopra, però non mi serve ora. Quindi posso andarci pure dopo. Perfetto, devo tornare alla sala riunioni ora con l'accendino. Questo per ora lo posso posare, così come questo. Metto questo e poso questo. Tanto per passare giù devo sempre passare di qua, mi pare. Quindi tanto vale che un attimino me la posso e vedo se ora trovo qualche oggetto più avanti. Diario e segretario. 6 aprile. Diario a segretario. Credo di aver letto male. 6 aprile. Ho inavvertitamente spostato una delle statue di pietra del secondo piano quando mi ci sono appoggiato. Quando il capo l'ha scoperto era furioso. Per poco non mi ha staccato la testa mentre urlava che non avrei mai più dovuto toccare la statua. Se è così importante, forse non avrebbe dovuto lasciarla alla portata di tutti. 7 aprile. Ho saputo che tutti i pezzi d'arte della collezione del capo sono molto rari, che valgono addirittura centinaia di migliaia di dollari. Non so se il vero mistero sia dove riesce a trovare degli oggetti così... pacchiani o il denaro per pagarli. 10 maggio. Non mi sono sorpreso di vedere il capo arrivare un giorno con un altro grande quadro in mano. Questa volta era un quadro molto inquietante, raffigurante una persona nuda e impiccata. Sono rimasto sconvolto dall'espressione sul volto del capo mentre ammirava l'immagine raffigurata. Non riesco a capire come una cosa del genere possa essere considerata arte. C'è un elicottero in fiamme che poi devo fare in modo di levare, di liberare il passaggio. Sì, dovrò fare in modo di levare un elicottero in fiamme da lì. Forse dovevo portarmi la gemma. Non vorrei dire una minchiata, ma mi pare che qua dovevo posare... Ah no. Ah, qui siamo qua. Ho aperto la porta.
Prendo le erbe così almeno. Sono a posto. Cuori. Qua sono dall'altro lato di quella porta dove ho sbloccato la keycard praticamente. Bastardo. Gli ho staccato la testa con un calcio. Ormai non c'è niente. Oh. Ma per ora non. Cavolo, non l'ho visto che era qui. C'è la cassaforte. Allora, dovrebbe essere il numero che mi era annotato all'inizio. Allora, 2, 2, 3, 6. Granate acide e una mappa, stazione polizia. Perfetto. Può darsi che qua trovo una sorpresa qua fuori. Per questo ci vuole andare dopo, però in realtà mi conviene passare qua e faccio prima. La sorpresa è perché ce ne sono troppi. Però sono abbastanza distante, non dovrebbero esserci troppi problemi. Un colpo di lanciagranate mi sembra sarebbe servito di più. Così sto sprecando tutti i proiettili. Poi da lì ci sono altre aree da controllare. Intanto torniamo indietro, che ora vado ad usare l'accendino. Serve accendino. Mi lascio una sola erba verde. Al posto a balestra non trucco, ovviamente il lanciagranate. Senza altre munizioni, solo con queste 6 per il momento. Anche se forse mi servirebbe qualche munizione in più, ma proviamo a fare così per il momento.
Ok, qua sono ora al centro di questo corridoio, c'è la sala conferenze dove devo andare. Diciamo ho tante vie ora dove poter andare dopo che prendo qua la cosa con l'accendino. Ho l'imbarazzante scelta che c'ho quella stanza dove c'erano tutti quegli zombie, lì nel, continuando il corridoio c'erano altre stanze poi. Sopra mi pare mi manca ancora qualcosina da visitare. Infatti eccolo. Gioiello rosso. Ora ce li ho tutte e due. Quindi vedo un attimo la mappa. Io poi posso andare per di là. Stanza specchio. No, di qua ho altre aree in effetti che devo andare ancora, che posso visitare. Da lì come si arriva? Va bene, quindi ho ancora un po' di cose da visitare. Mi confondo sempre dov'è che... Mi ricordo qual è la stanza dove devo mettere le due gemme rosse, ma non mi ricordo dove si trova. Cioè, magari quando ci entro mi è nel flash, cioè perché mi ricordo com'è l'interno e dico ok, sì, è questa, però non mi ricordo dove si trova effettivamente. Le volevo posizionare, però effettivamente sto avendo un vuoto di memoria. Tanto lascio così e salvo. Ok. Bene, con questo faccio concludere qui la prima, diciamo la parte 6, che sarebbe la prima parte che corrisponde di Resident Evil 2, in questo caso Clara. E ora quello che bisognerà fare è cercare di posizionare quelle due gemme ed esplorare il resto della stazione, così da prendere pure altre chiavi e così via, cercando di lasciare la stazione di polizia e di trovare la ragazzina, in questo caso di cui non sappiamo ancora il nome, e poi scappare molto probabilmente tramite, come abbiamo detto, dai file, dalle fogne, provare da lì. Ovviamente io già lo so, però sto sono vago apposta. In ogni caso, questo è tutto per questo video, per questa parte. Se vi è piaciuto, vi invito a mettere un bel like adesso, di commentare se volete e iscrivervi al canale. Per questa bizzarra avventura di oggi è tutto, ci vediamo alla prossima avventura. Ciao!